L'emergenza abitativa è uno dei problemi più gravi ed urgenti della città di Palermo. Sono centinaia i nuclei familiari che, non sapendo dove vivere, spesso dopo aver sperimentato la strada, hanno occupato abusivamente palazzi, magazzini, uffici. Oggi vi raccontiamo una storia come tante, ma emblematica di un'emergenza infinita. La storia degli occupanti di un palazzo in via Eugenio Leotta. Voi siete occupanti abusivi di questo palazzo. Da quanto tempo vivete qui? È dal 2009 che siamo qui occupanti. Quando siete arrivati, in che condizioni era questo palazzo? Pessimo, disastrato, quindi noi abbiamo fatto di tutto per farle diventare, come voi vedete, delle case per poterci abitare, per poterci vivere. Però alcuni adesso questo non ce lo vogliono permettere, ci vogliono buttare fuori praticamente, dicendo che qui l'hanno vendute, che noi non abbiamo più il diritto di viverci. Io allora in questo modo qua io chiedo aiuto, chiedo la possibilità di potermi aiutare qualcuno, se c'è qualcuno che mi potrebbe aiutare. Cioè mio marito è invalido al 100%, lo possiamo dimostrare con le carte, prende la bomboletta di ossigeno. Poi ci sono molti bambini. 15 bambini. La più piccola ha 2 anni e mezzo. 17 e chiudono con 3 anni. Siamo più di 40 persone, tutte disastrate. Quante famiglie vivete qui? 10 famiglie. Signor Franco, questo palazzo formalmente adesso a chi appartiene? A chi appartiene al tribunale per adesso, al curatore, Rina. C'è un curatore testamentario, quindi del proprietario. Legittimo proprietario risulta attualmente, perché queste case dovrebbero essere messe in vendita, che poi non sono case, le abbiamo trasformate noi in case, in realtà erano semplicemente dell'altro. Perché qui una volta c'erano uffici, sì. E voi li avete trasformati in abitazione. In abitazione. Voi avete incontrato questo curatore fallimentare in diverse occasioni, che cosa vi è stato detto? Dovete uscire immediatamente. Subito ora significa possiamo anche uscirne. Qual era la vostra situazione prima di arrivare qui? Prima di arrivare pessima, poi non hanno anche altre carte, perché siamo state buttate più di una volta fuori dal tribunale, in 3 mesi ci buttavano fuori. Vi sono stati tolti anche acqua e luce, voi adesso come fate per vivere? E insomma viviamo in un modo che mettiamo del generatore, l'acqua la tiriamo anche fuori dal balcone. Telefoniamo alla botte. Acqua potabile, 50 euro, 70 euro a volta, o da 12.000 litri o da 16.000 litri. Qui all'interno, qua sotto, abbiamo 3 recipienti da 4.000 litri l'uno, più quelli altri che si trovano dall'altra parte. Per la luce, io mi sono attaccato all'Enel perché c'è la corrente. E io mi sono denunciato come uomo solo, perché poi siamo la tessera di tutti i componenti, condannatene uno solo, no a tutti. Voi vi siete rivolti al comune per chiedere una casa, un alloggio popolare? Signorina Verone, sì. Comune, prefetto, sindaco, tutti ci prendono per i fondelli. Cosa vi hanno detto? Niente, quelli della via Fattore ci hanno detto che dovete dormire. Finché avete un tetto non avete diritto, dovete dormire in mezzo alla strada. Abbiamo specificato che abitavamo qua già, ma su lei è un'alternanza che noi volevamo, in poche parole. Cioè capire più o meno il disastro familiare di tutti noi. Ecco perché abbiamo occupato queste case. Cosa chiedete al comune, alle istituzioni, ai proprietari di questo palazzo? O se dobbiamo pagare e avere tutti i diritti come luce e acqua, altrimenti darci un alloggio da poterci vivere. Non è che chiediamo un castello, anche una stanza possibilmente per poterci vivere. E le persone dove stanno andando a finire? Il rispetto delle persone dov'è? Voi avete proposto anche di pagare un affitto simbolico per rimanere qua? Un mese, sì. Però deve fare il modo possibile affinché ne mettano magari l'acqua e luce. Se dovessero cacciarvi da qui, quale sarebbe il vostro futuro? Niente, meglio morire, perché altrimenti, come si dice? Non sappiamo dove andare.